Una buonasera a tutti gli amici del ciclismo femminile. Una buonasera a tutti del ciclismo femminile e a tutti gli appassionati di ciclismo che seguono la nostra pagina e i nostri siti, i nostri profili che abbiamo sempre con il nostro sito di cicliste.eu. Come ben sapete, scusate, ma eccoci. Come tutti ben sapete, il nostro impegno, diciamo, la nostra passione per il ciclismo femminile ci ha portato a gestire in maniera parallela il grande ciclismo femminile, e quando si parla di grande ciclismo femminile si parla del, come nel maschile, si parla delle gare, in Italia non mi viene ancora la parola professionistiche per i motivi che tutti sappiamo, però a livello mondiale ormai le cicliste sono professioniste, gareggiano nei team professionistici, per fortuna molte anche delle nostre interpreti, come vedremo, delle nostre migliori interpreti, come vedremo. Intanto sto aprendo anche il nostro, come vedremo, insomma, sono costrette a migrare nei team professionistici stranieri, perché in Italia ancora non è, la legge non è passata. E quindi un insieme di cose che per adesso le ragazze preferiscono giustamente andare all'estero. Quindi io, come ho detto sin dall'inizio della trasmissione, intanto saluto l'amico Bellini che... Nicola Bellini che ci dà la buonasera. Allora, il nostro impegno nel ciclismo femminile è suddiviso tra il nostro team etico cicliste.eu, e di questo ne parleremo nella seconda parte, e il giornale, il blog che parla di ciclismo, che promuove il ciclismo femminile attraverso le imprese e la partecipazione delle ragazze, direttamente delle ragazze. Quindi la nostra linea editoriale si basa più nel seguire la crescita delle cicliste. Quindi anche se io sono da pochi anni al seguito del ciclismo femminile, e qui colgo l'occasione per salutare tutte le persone, quei blog e siti internet che da sempre seguono il ciclismo femminile e che troviamo spesso alle gare. E quindi noi seguiamo il ciclismo e le ragazze sin dalle categorie esordienti e cerchiamo di farle conoscere con le interviste in diretta streaming, con gli articoli, con le loro performance atletiche, che diciamo sono le meno importanti, no? E soprattutto nel ciclismo giovanile.
c'è questa soddisfazione anche in maniera virtuale da lontano di vederle crescere, di vederle sviluppare sportivamente, ciclisticamente parlando, e poi di vederle vincere i mondiali, passare nella categoria elite da junior. E questa, insomma, è una, almeno per me, è una bella soddisfazione. E per questo continuo a esercitarla con passione e disinteresse, diciamo. Quindi io vorrei proprio iniziare questa diretta streaming di fine anno e per ringraziare tutte le cicliste italiane che, e non solo, perché il ciclismo è bello tutto, quindi io parlo di cicliste italiane perché ovviamente sono italiano, ma si tifa comunque, il bello è vedere una gara, una bella gara, una bella queste belle manifestazioni che si stanno migliorando nel tempo, e grazie anche all'UCI o UCI, come lo leggo io in italiano, riusciamo a vedere le gare o in diretta TV o in diretta streaming. E comunque l'obiettivo dell'Unione Ciclistica Internazionale è quella di dare la massima visibilità a questo bello sport, perché il ciclismo è bello, è iniziato ovviamente come tutti gli sport con i maschi, però a differenza di tanti sport, ma non voglio fare questa polemica, il ciclismo è cresciuto, diciamo, dal momento che le ragazze si sono avvicinate, e da tantissimi anni, insomma, no, ci dimentichiamo la bella vittoria mondiale che ha fatto la nostra amica nemica Cappellotto, però quindi si parla prima degli anni 2000, e comunque il ciclismo femminile, tanto che esiste e che ci dà grandi soddisfazioni, cioè, la nostra vicina qui per noi toscani, Fabiana Luperini, insomma, ma la Canins, insomma, ci sono talmente tante cicliste che hanno fatto grande questo sport e che grazie a loro siamo arrivati a vedere le ragazze al punto che siamo, cioè, quindi. E la cosa piacevole è che gli uomini hanno accolto molto bene nel ciclismo anche le ragazze. E questa è un'altra soddisfazione per chi ha creduto e chi ha sempre partecipato nel ciclismo. E è proprio per questo che quando si parla di ciclismo femminile, e noi siamo, guarda caso, ma sicuramente vi stupirete di quello che sto per dire, ma è un caso, no, nonostante le grandi difficoltà che abbiamo in Italia nello sport, in tutto lo sport, a parte il calcio, e le ragazze italiane sono bravissime, sono forti, e quindi sanno ritagliarsi, conquistarsi i loro spazi nonostante tutto. Ecco, in questo nonostante tutto credo che ci sia tutto quello che tutti noi sappiamo, quindi ringraziarle tutte sarebbe un'impresa impossibile, anche per chi ama le grandi, le imprese impossibili, però insomma cerchiamo di fare una scarrellata per menzionarle, no? Non ne avranno bisogno, ormai sono conosciute e ogni giorno che passa lo saranno sempre di più. E questo grazie all'Unione Ciclistica Internazionale, che ha deciso di puntare sullo sport femminile, anche sul ciclismo femminile, a tutti i livelli, in tutte le categorie, non ha imposto
come è successo nel calcio, di fare la squadra femminile, però piano piano i team professionisti ci hanno capito che facendo il ciclismo femminile per loro sarebbe stato un valore aggiunto. Quindi un ciclismo femminile che ha preso una grande visibilità, che si è conquistato nel tempo e con i sacrifici, quando si parla di ciclismo lo sappiamo tutti che ci sono sempre tanti sacrifici da parte di tutti, e adesso insomma si affronta questo 2022 con grande ottimismo, non solo perché una delle tante stelline italiane, che è Elisa Balsamo, partirà in questo 2022 con la maglia di campionessa del mondo conquistata alla grande, si può dire, nel 2021, quando correva per la Valcar, una società che va ringraziata per il lavoro che ha fatto, che sta facendo e che farà, perché Elisa Balsamo è passata alla Trek in compagnia di un'altra grande, che è Elisa Longoborghini, e anche lei alla Trek. Insomma, però la Valcar continua a fare la sua attività, ha mantenuto la fuoriclasse, secondo me, forse può darci che mi sbagli, però Chiara De Bomber, come la chiamo io, con Sonny, una velocista oltre che simpatica, veramente forte, e continua a fare questa sua bella attività fra le difficoltà che ci sono in Italia. Altra società da menzionare, la Bipink di Walter Zini, che saluto cordialmente, che è riuscita a portare Silvia Zanardi alla conquista del campionato europeo del 23, quindi anche lei partirà con la maglia di campionessa europea. Quindi, nonostante tutto, cosa c'è in questo nonostante tutto? C'è che la nazionale su pista del femminile, io parlo al femminile, del nuovo CT, Villa ha dovuto portare uomini e donne in Slovenia. Perché? Perché ancora il velodromo di Montichiari è sotto ristrutturazione, non usiamo più la parola sotto sequestro, che tanto ormai, quindi non abbiamo in Italia uno velodromo coperto, e ci sono altri velodromi con le quattro frecce, parlando bene, che non si debbono finire. Io la vedo in questa maniera, cioè, quindi noi siamo quest'anno nel mondiale, se non erro, siamo arrivati come, ci siamo classificati come terza nazione, e non abbiamo un velodromo coperto dove allenarci, e quindi questa la dice tutta. Però partiamo con la campionessa del mondo elite professionista. Non lo è perché appartiene a un corpo di Stato e quindi a questo doppio tesseramento, però vedremo negli anni a venire cosa succederà. Ma a parte questo, nelle elite professioniste abbiamo la campionessa del mondo, nelle Under 23 abbiamo la campionessa d'Europa su strada, c'è sempre... E nonostante i suoi 34 anni, se non erro, 34 anni, la Marta Bastianelli, che quest'anno ha avuto una stagione un pochino più complicata, però è riuscita a dare le sue belle zannate, diciamo, no? E ha 35 vittorie in gare del World Tour, campionessa europea, campionessa del mondo. Insomma, Marta Bastianelli è un nome, una garanzia, è una donna che,
che ha la sua famiglia, marito, ha una bella bimba e quindi nonostante faccia il ciclismo con professionalità, e fino all'anno scorso con la Alecci Pollini, quest'anno è stata trasferita, è stata acquisita dalla UAE, quindi Marcia Bastianelli, come tutte le altre, è un grande orgoglio per tutti noi, perché c'è e quando trova la gamba sono dolori per tutti. Quindi questo ciclismo italiano significa che le donne italiane, al pari degli uomini, purtroppo devo dire che ultimamente stanno tirando il carretto, però noi ci si lamenta, noi italiani ci si lamenta perché vorremmo sempre di più, ma il ciclismo insomma ci porta sempre tante soddisfazioni, tante medaglie, anche laddove non si vincono le medaglie c'è da divertirsi. Quindi non voglio entrare nel ciclismo maschile, rimaniamo qui a tributare le ragazze del ciclismo italiano. Quindi diciamo che la nostra, si parlava insomma, partendo dall'alto, prendiamo la classifica del World Tour, e quindi la prima italiana è Elisa Longoborghini, è al quarto posto, è riuscita a interrompere la, non dico il podio, però il dominio olandese, perché alle prime tre posizioni ci sono tre olandesi volanti, Van Vleuten, Vollering e Vos, quindi da queste manca la Van den Breggen, però insomma Elisa è riuscita a piazzarsi in quarta posizione con le sue quattro vittorie, è arrivata terza alla Roubaix, ha fatto seconda alle Strade Bianche e ha vinto il trofeo Binda, insomma quando si parla di lei è uno spettacolo sempre, o che vinca o che vederla correre. Quando si arriva agli ultimi 2-3 chilometri magari ci sarebbe qualcosa da ridire, ma anche quello in simpatia, in completa simpatia, insomma, e questa è Elisa, è così. Un'altra Elisa al secondo posto nella classifica dell'italiano al World Tour è la Balsamo, che si diceva campionessa del mondo, tre vittorie, quindicesima nella graduatoria World Tour, 23 anni. È una ragazza che ci segue il ciclismo femminile, insomma, non è che ci sia da scoprire, è già stata campionessa del mondo junior su strada, è fortissima anche in pista, ovviamente, essendo una passista veloce che si difende benissimo anche in salita, quindi ha da crescere, però è già una grande. Parlando di 23 anni, al terzo posto della classifica World Tour c'è Marta Cavalli, e questa è una ragazza che è uscita dal team Valka, è passata alla FDG francese e sta riuscendo di anno in anno a migliorare, tanto che quest'anno anche al Giro d'Italia è stata quella che nelle grandi salite ha dato del filo da torcere alle fuori classe, diciamo così. È una ragazza che si è comportata bene alle europee, ai mondiali, è arrivata quarta al campionato italiano, ventesima al mondiale, sesta all'europeo, ha fatto parte del mixer relay che ha vinto il campionato europeo. È una ragazza che per fortuna c'è. È una ragazza anche umile, come tutte, la contatto, risponde, è disponibile, insomma è un piacere vederla pedalare e vediamo quest'anno cosa sarà in grado di poter conquistare. E poi arriva quella che è la mia pupilla, no? Perché
gli ho visto vincere delle corse, gli ho visto fare dei numeri che neanche il grande Sagan dei tempi migliori. Quindi quando si parla di lei si parla della bomber, del ciclismo, almeno per me si parla di Chiara Consonni, quest'anno 3 vittorie. È una ragazza che quando ha voglia e quando è concentrata può vincere qualsiasi corsa. Ha qualche difficoltà in salita, però io credo che, nonostante è fortissima già così, quando si metterà in testa di fare la ciclista sul serio e grazie ai suoi 22 anni ha ancora qualche anno di tempo, questa ragazza ci darà delle grandi soddisfazioni, perché ha dei numeri eccezionali, e fortissima su strada, fortissima in pista, insomma la conosciamo tutti, brillante, simpatica, famosa la sua, quando vince il suo braccio a destra alzato e la lingua fuori a sinistra, quindi ormai l'aspettiamo sempre all'arrivo per deliziarci con queste sue uscite. E andando avanti, però stavo controllando appunto qualche messaggio, andando avanti sempre prendendo la classifica World Tour, troviamo Sofia Bertizzolo, e qui si apre una bella parentesi, perché Sofia è una ragazza completa. È una ragazza completa che va bene in salita, è velocina, va bene in pianura, e quindi è una ragazza che ha tutte. Lo scorso anno, 2 anni fa, è riuscita, ha vinto la classifica dei giovani del World Tour, quindi sta uscendo fuori piano piano, però è sempre lì. E ha vinto quest'anno anche una gara in finale. È una ragazza che è seria, ho avuto modo di conoscerla, molto professionale. Vediamo cosa riuscirà a fare quest'anno. E poi c'è una sfilza infinita di ragazze: Maria Giulia Confalonieri, Elena Cecchini, Barbara Guarischi, Soraya Paladin e Erika Magnaldi. Queste due in salita sono sempre là, anche nelle grandi corse, nelle grandi classiche sono là. C'è una nostra conoscenza che di tutti gli italiani, insomma, che apprezziamo e che speriamo continui a deliziarci con le sue pedalate, che è Tatiana Guderzo, una grandissima campionessa, non più nella ventina come età, ma sempre in prima linea da quando, e quest'anno ha fatto un'annata eccezionale, e secondo me si meritava anche di andare al mondiale. Parlando di giovani, una ragazza che abbiamo seguito sin dalle categorie allieva, e junior, e ora poi amichevolmente detta la Gaspa, Eleonora Camilla Gasparrini, che è una ragazza seria, piemontese. Ecco, per la storia del Piemonte bisognerebbe fare un'analisi dell'aria, perché qui ci nascono e ci vivono tante campionesse, bisognerebbe farci qualche ritiro in più, insomma. Questa Gasparrini è veramente forte, giovane, ha già fatto vedere dei numeri e altri numeri arriveranno, abbiamo già, poi c'è Marina Milani, dice che mia figlia è la numero 8 e quindi qui, se abbiamo già parlato,
c'è la nostra Tiziana Perini che ci dà la buonasera e il buon anno. Ma aspetta Tiziana perché parleremo anche di te. Quindi, per quanto riguarda, continuando in questa classifica, diciamo che ci vorrebbe una settimana per parlarne, perché poi c'è Silvia Zanardi, che l'abbiamo già rammentato, la sua compagna Matilde Vitillo, e poi ragazze che sono uscite in questa stagione hanno concretizzato le loro performance: Deborah Silvestri, Giorgia Bariani, Letizia Borghesi, Arianna Fidanza e Martina Fidanza, perché questa ragazza è passata, più giovane di Arianna, è passata in una squadra straniera, quindi non che nella squadra del papà Giovanni Fidanza abbia fatto male, ma credo che con la maturità degli anni ne sentiremo parlare non solo su pista ma anche su strada, nonostante che abbia già fatto delle belle vittorie. Quindi Laura Tomasi, Silvia Persico, Alessia Bulleri, Greta Marturano, Martina Alzini. Ecco, io ho sempre detto di questa ragazza che secondo me potrebbe essere la Cipollini, la Re Leone, la Re Leonessa, via, del ciclismo femminile. E lei è più orientata da quello che mi sembra sulla pista, io la vorrei vedere un po' più impegnata anche sulla strada. Comunque, salutiamo. E poi c'è una forza della natura che questa non si può fermare, perché la natura non si può fermare e neanche si può fermare Vittoria Guazzini, insomma, la Giarran toscanaccia, però ha già dimostrato di essere, da sempre, di essere una ragazza con delle qualità per il ciclismo soprannaturali, quindi non diciamo niente, ma ci ha già regalato grandi soddisfazioni con mondiali, su pista, su strada. E quindi dopo di lei poi c'è sempre in questa classifica, c'è Anna Trevisi, la grande Vittoria Bussi che ci ha portato il record dell'ora femminile, è una ragazza umile, specialissima non solo nelle cronometro ma anche in tutto quello che fa, in tutte le lotte che fa. Silvia Marri, Nadia Quagliotto, Barbara Marcotti, la sto aspettando al varco perché ha delle doti che dovrà confermare. E poi tutto il resto, insomma, Katia Ragusa, c'è poi Ilaria Sanguinetti, parlando di velociste, Rachele Barbieri, c'è la nuova, questa Gaia Realini che quest'anno ha fatto bene, sta facendo bene anche nel cross, c'è Pier Giovanni, Lara Crestanello, insomma, troviamo un po' indietro, ma attenzione a questo anno, Elena Pirrone, una ragazza che ha dei numeri eccezionali, l'ha già dimostrato nelle junior, ha avuto qualche contrattempo, ma sta arrivando anche nelle elite. Un altro bel tipino, ciclisticamente parlando, è Camilla Alessio, Veria, il ricordo della nonna. Insomma, qui abbiamo, diciamo, fatto un po' una scarrellata delle ragazze su strada, però il medagliere 2021 con le 43 medaglie, di cui 18 d'oro, 11 d'argento e 14 di bronzo, è grazie anche a chi fa il fuoristrada e a chi fa le gare in bici, anche al Paralimpico, che anche in questa è una categoria che ci ha sempre dato tante soddisfazioni. Nel fuoristrada le medagliate sono Sara Cortinovis, la immensa Gaia Tormena, Veronica Widman nel Don Will, Eleonora Farina, Valentina Corvi, una giovanissima,
la grande Marika Tovo, Chiara Teocchi, Eva Lechner, e poi ci sono anche altri giovani come Leonora Sciabocco che non diciamo niente, perché è una ragazza che ha dimostrato già lo scorso anno di essere, nonostante era junior di primo anno, di essere lì a battersi con le più forti e di aver imposto la sua legge in diverse gare ed aver ben figurato nelle gare su internazionali. Sara Fiorin, Valentina Basilico, un altro tipetto non male in pista, ma ci ha portato tante medaglie. Qui bisogna salutare la società Racconigi, che sta facendo un grosso lavoro con le junior, Rebecca Battettini, Alessia Faccalini, tutte ragazze che hanno conquistato delle grandi medaglie. Nel Paralimpico Katia Ere, Anna Maria Vitelaru, la solita Francesca Porcellato, Roberta Amadeo e Simona Caripari. È bene anche salutare, ricordare e ringraziare tutti i team di ciclismo italiani che permettono alle ragazze di arrivare tutti indistintamente, di fare attività che non è semplice, i blog e i giornalisti che si occupano di ciclismo, e soprattutto un grazie infinito a tutti gli sportivi che seguono il ciclismo con la loro infinita passione, insomma, ecco. E stiamo guardando con sospetto e con fiducia anche la nuova presidenza della Federazione Ciclistica Italiana e dei vari comitati che sono stati eletti recentemente e che si sono proposti di fare grandi cose, soprattutto di migliorare, e su questo andrebbe fatta e si farà una trasmissione, però non da solo ma insieme a tanti altri. Salutiamo anche tutti gli ex ciclisti che grazie a loro si sta vedendo dei ottimi risultati, e a tutti i tecnici di ciclismo, anche a chi non è mai montato in bicicletta, insomma. Io, prima di passare ai nostri progetti del team cicliste, vorrei aprire una parentesi un po' con rammarico per quello che riguarda l'ACPI, il primo sindacato italiano sportivo, un sindacato che ha una tradizione profonda, è stato fondato e ha visto la partecipazione di tutti i più grandi campioni, campionissimi del ciclismo, e che purtroppo sta attraversando un periodo un po', a mio giudizio, di crisi di identità, tanto che in Olanda sono usciti due, non dico concorrenti, ma forse anche sì, The Cycling Alliance si occupa del ciclismo femminile, e l'Union Rider che si occupano degli uomini. Ecco, a me dispiace vedere che sindacati esteri stanno lottando e stanno facendo informazione e stanno chiedendo l'ufficialità all'Unione Ciclistica Internazionale, dove al momento il sindacato ufficiale è CPA, del presidente Gianni Bugno, Alessandra Cappellotto, legato all'ACPI, però il terreno è minato. Io ho criticato molto a malincuore l'ACPI, ho smesso di criticare perché non serve a niente, ho cominciato ad apprezzare il lavoro che sta facendo The Cycling Alliance e ho anche consigliato alcune cicliste, sia italiane che estere, a iscriversi, perché secondo me è il sindacato che è l'astro nascente, insomma, queste sono persone
che si stanno applicando, stanno lottando per il ciclismo professionistico. Io vorrei che invece anche l'ACPI aprisse un attimino a tutto il ciclismo, anche dilettantistico, sia maschile che femminile, anche alle categorie, non solo professionisti, non solo, e si aprisse, non andando a elemosinare il favore dai a Roma, a Palazzo, tanto abbiamo visto che nel ciclismo non ci viene dato nulla, ma pretendere, incominciare a pretendere, perché il ciclismo merita molto di più. Quindi io li invito, li sollecito a rimboccarsi le maniche e a darsi da fare per tutto il ciclismo e anche per le società. Non sta a loro, però, se si riesce a dare una migliore organizzazione, un supporto alle ragazze, anche le società e viceversa, qui anche l'amico Cordiano Dagnoni dovrà escogitare qualche formula, diciamo, d'alta classe per sostenere i club, i team di ciclismo italiani. Quindi a volte la mia critica è proprio per, se non esclusivamente, perché vorrei vedere di più. Ecco, e mi dispiace vedere che gli altri ci passano avanti e in Italia ci sono ragazze in difficoltà per continuare a correre e le ragazze e le poche società che ci sono che possano garantire un'attività si vedono sfuggire le ragazze di mano, che ovviamente sono costrette ad andare all'estero per svolgere un'attività di World Tour, perché come sappiamo ora in Italia non abbiamo una squadra World Tour femminile. Quindi abbiamo due belle Continent, Valka e B-Pink, ce ne sono altre che stanno venendo fuori, però non è accettabile questa cosa, secondo me. Quindi io chiuderei questa parte dedicata ai ringraziamenti del ciclismo femminile a livello agonistico e aprirei una finestra sul nostro team di ciclismo, su cicliste.eu, che è anche un team di ciclismo etico. Quindi abbiamo un team di ragazze che le vedete, una parte di loro le vedete in questa immagine, mi tolgo io. Abbiamo tante ragazze che vestono i nostri colori, che vestono e portano in giro per le strade, per le piazze, nei loro allenamenti, con le loro foto, con le loro video, i valori del nostro team. Ecco, noi ci siamo prefissati questa lotta di portare avanti, di sensibilizzare le persone grazie a queste ragazze, e poi le vedremo una a una e vedremo anche cosa sono state in grado di fare. Io le ringrazio tutte, anche quelle che non sono testimonia o che hanno smesso per motivi vari e che comunque hanno vestito i nostri colori, hanno portato in giro i nostri valori. E perché grazie a loro che si può dar vita, che abbiamo portato avanti questa nostra iniziativa. Va ringraziato uno sponsor unico, non solo perché noi abbiamo solo quello, ma perché per me è veramente unico e si tratta dell'azienda Ostilio Mobili di Capriolo, in provincia di Brescia, della famiglia Cesari. Questa è una società per azioni, una grande azienda che ha abbracciato lo sport femminile anche da sempre,
ha sempre portato avanti una bella squadra di calcio e calcio femminile a Brescia, l'ha portata in Champions League, l'ha portata a vincere campionati, l'ha portata insomma a un punto che tutta l'Italia tifava per questa squadra, e sulla maglia c'era il nome di Ostilio Mobili. Giuseppe Cesari, che è uno degli amministratori, fa parte della famiglia, ci accompagna in questi nostri progettini, e grazie a lui possiamo acquistare le maglie, regalarle alle nostre testimonia e venderle a un prezzo veramente basso per chi si vuole aggregare senza impegni al nostro progetto. E allora qui, quando si parla, io prima vi faccio vedere quelle che sono velocemente le nostre maglie. Ecco, siamo partiti dalla maglia classica, se vedete, magenta, nero e bianca, cicliste.eu, Ostilio Mobili, con i multivalori, io la chiamo così, la classica multivalori, rispetto per il ciclista, stop alla violenza sulle donne, alle discriminazioni, al razzismo, e soprattutto è anche no al doping. Successivamente io ho sponsorizzato i soliti valori con questa maglia, con questo completo bianco, e da qui è nata insomma la nostra cavalcata che ha toccato le 100 donne in Italia, sparse prevalentemente sul territorio italiano e anche all'estero. Siamo presenti in Francia, in Spagna, in Svezia, e siamo presenti in Colombia, abbiamo fatto un'apparizione in Brasile, stiamo comunque ricevendo contatti anche da altre nazioni europee, vedremo come poter soddisfare tutte. E quindi da queste maglie, ecco, si passa alla maglia del no doping, un no doping che parla chiaro. E ogni valore noi abbiamo dato un colore, al no doping abbiamo dato il colore ciclamino. Il no doping è in cui noi chiediamo la radiazione etico-sportiva, appunto per uno sport più pulito. Le ragazze vestono queste maglie, si fanno le sue foto, fanno delle scalate. Qui vediamo la nostra Elisa Santinon, che con questa foto è scattata in cima al passo del Gavia. Elisa, come tutte le altre, amano le grandi sfide, le grandi salite, facciano loro. E con questa foto, qui ci sono le statistiche su Facebook, ha superato i 740.000 persone raggiunte, e questo, e poi lo vedremo anche più avanti, ho stilato una piccola classifica dove addirittura le foto, le ultime 5 foto che si è fatta Elisa su queste salite hanno superato il 1.800.000 persone, cioè 1.800.000 persone hanno visto le nostre maglie e anche la pubblicità al passo del Gavia grazie a questa ragazza varesina, lei che ama definirsi varesotta, però questo conta poco, è una nostra fidata, è entrata a pieno titolo nella nostra squadra, come la maggior parte di tutte le altre ragazze. Ecco, però qui
sul no doping, bisogna aprire una parentesi, all'unico metto a parte me e della squadra che Antonio Cortese e spontaneamente e volontariamente ha voluto far parte del nostro team. Poi a lui si è aggiunto anche Francesco Bulleri, un bocconiano piovuto dal calcio femminile, un grande amico, un dottorissimo che entrerà a pieno titolo nel 2022, ma intanto ringraziamo Antonio Cortese, perché Antonio ama le grandi sfide, le fa in solitaria, le fa con una piccola troupe dietro, con la maglia no doping ha dato vita al Giro delle 5 Province Lombarde, grande soddisfazione, perché è partito dal Castello Sforzesco di Milano, ha fatto Varese, Como, Lecco, Monza, con una pausa a Villa Reale e per poi rientrare a Milano in Piazza del Duomo con la telecamera, insomma, e in queste grandi città, nelle piazze di queste grandi città si è fermato a dare il suo messaggio al no doping, non solo facendo vedere la maglia ma anche a parole, parlando dei nostri progetti. Ho conosciuto Antonio come una persona veramente piacevole, seria, professionale, che fa questa iniziativa con grande passione. Successivamente, sempre grazie a lui e grazie ai suoi brevetti conquistati sul Ghisallo, ci ha portato anche a essere amici del Ghisallo con un'altra maglia che poi vi farò vedere, e incominciato ad essere chiamato anche in televisione, ha fatto la sua bella apparizione a Espansione TV, intervistato dalla giornalista Dolores Longhi, che saluto, ho in amicizia, è una grande giornalista anche solo perché ha capito il messaggio che Antonio sta portando in giro per le strade, e l'ha invitato e gli ha fatto spiegare tutti i suoi progetti, che con noi c'è questo ma ce n'è anche altri. Insomma, lui gli garba spedalare lungo le grandi salite che hanno fatto grande il nostro pirata, il nostro e quindi fa queste grandi imprese e merita tutto il nostro riconoscimento. Passando all'altra maglia, è la maglia rosa, basta violenza sulle donne, bisogna vincere questo giro in Italia, bisogna vincere questa maglia rosa, bisogna sconfiggere la violenza. Noi nel nostro piccolino cerchiamo di dare, di sensibilizzare, in questo caso è sempre grazie alle ragazze che vestono questa maglia rosa, ma la vesto anch'io, e anche se qualcuno mi snobba, ecco la maglia rosa, vabbè, l'importante è quello che c'è scritto sopra, a me piace tanto. Con questa maglia noi chiediamo più prevenzione e protezione. Chiediamo che venga attivato, visto che c'è già il braccialetto elettronico ai violenti, quando le donne denunciano, perché una persona violenta non si può più avvicinare alla sua vittima, perché purtroppo troppe volte vediamo poi come va a finire e questo non va bene, o comunque gli rovina la vita a prescindere, perché, e chiediamo, e quindi su questo prevenzione, da teniamo lontani questi violenti dalle loro vittime, dalle donne, da tutte le donne, stoppiamo gli stupratori seriali, perché purtroppo non voglio entrare
nella critica giudiziaria, ma si sente poi, si vede che queste persone, questi stupratori sono abituali, diventano seriali, quindi non è purtroppo è così, quindi bisognerebbe proteggere di più le donne italiane, le donne che abitano in Italia, perché di qualunque sia la loro provenienza, lo stupratore ci può cascare una volta, è già troppa, però la seconda no, non è ammissibile. Quindi noi chiediamo per questo in maniera un po' troppo forte, però lo chiedo, la castrazione chimica come deterrente e non solo. O comunque l'isolamento della persona, in molti casi anche il foglio di via della persona che viola la libertà della donna e che non si può accettare che ritorni a piede libero con troppa velocità, con troppa fretta, e poi si ripete nelle sue, anche perché diciamolo così alla buona, no? Tanto sa che non gli fanno niente, e quindi dà sfogo a queste sue malattie che andrebbero curate nei modi giusti fino a che non si riconosce veramente che quella persona è eventualmente guarito e che non può più nuocere alle altre persone. Quindi basta violenza sulle donne, noi lo portiamo avanti. Grazie sempre al nostro sponsor Stereo Mobili. E non andiamo in televisione, ma grazie a queste ragazze andiamo tutte lungo le strade, le portiamo questo messaggio nelle piazze e se vogliono vedere queste ragazze, e sono tante che le guardano, leggono anche i messaggi che portano sopra, quindi l'utile al dilettevole. Ecco. Ultima arrivata del 2021 è questa particolare maglia gialla, anche questa, qui ci sono più, abbiamo intanto ricevuto obiettivi da raggiungere, quindi è più un Tour de France questo da vincere, ma lo slogan latino, questa locazione latina, Sol lucet omnibus, che rappresenta il diritto alla vita, tutti hanno diritto alla vita, la dice già lunga. In Italia purtroppo la sicurezza stradale dei ciclisti sembra non essere di interesse statale, è brutto dirla in questa maniera, però è brutto anche leggere un morto ogni 35 ore, è brutto anche conoscere ragazze o uomini che vengono coinvolti in incidenti in maniera superficiale per disattenzioni, per il telefonino, perché è una persona ubriaco, perché quindi si rovina la vita ai giovani e anche a quelli meno giovani. Io ora non sto a menzionare tutte queste le vittime e le persone che hanno subito mutilazioni, handicap da incidenti, non voglio neanche, non mi sono preparato un po' un memorandum dove si va a rivedere che fine hanno fatto questi assassini della strada. Basti pensare che ne cito uno solo, insomma, per fatto in Bassa Italia, dove un automobilista ha ucciso 8 ciclisti in un colpo solo,
e quest'anno nel 2021 ne ha fatto fuori un altro. Quindi questo ci siamo già spiegati. Quindi nessuno ha il diritto di togliere la vita a qualcun altro. E su questo lo Stato, governo, dovrebbero prendere delle misure strette. Cos'è che noi chiediamo in maniera anche un po' drastica? Noi chiediamo, allora, intanto da maggio del 2022 sulle nuove macchine ci sarà l'obbligo dell'alcol test, dell'alcol block. Quindi chi ha bevuto la macchina non si mette in moto. Questo però non sarà obbligatorio per l'Europa, per le macchine nuove, l'ha imposto l'Europa. In Italia fino al 2024 non c'è blocchi. Al 2024 forse anche le macchine vecchie dovranno mettere questo apparecchio. Ecco, io qui non mi posso trattenere. Invece i comprabanchi, i famosi banchi a rotelle o le mascherine che non sono buone a niente, perché ora non si possa neanche più usare, con tutti quei milioni, milioni e milioni di tangenti, di provvisioni pagate, eccetera, eccetera, si poteva anche comprare l'alcol block e gratuitamente farli impiantare in tutte le macchine. Però quello che io, alcol droga lock, quello che io su cui punto di più è il cycling sensor, un apparecchio che ha inventato per prima la Volvo e che con tutti i sensori che ha, che avvolge l'auto, è in grado di avvisare dapprima l'automobilista che c'è un pedone o un ciclista. Se l'automobilista che sta chattando al telefonino o sta fumando la sua sigaretta o sta facendo gli affari suoi, va avanti, la macchina si ferma e quel ciclista, quel pedone o un motociclista non viene colpito. E sappiamo che tante di queste persone vengono proprio colpite nei momenti di disattenzione, come la nostra amica ciclista Emiliana, è minore, quindi non si può dire il nome, che per fortuna sta bene, però insomma se l'è vista veramente brutta. Quindi quando va bene te la vedi brutta, ma tante volte va anche male e tante ragazze giovani e ragazzi non ci sono più. O sono penalizzati per sempre, questo non è giusto. A questo nostro progetto hanno aderito con il patrocinio l'Associazione Familiari e Vittime della Strada, Basta Sangue sulle Strade, che è un'associazione che fa una grande promozione per sensibilizzare l'automobilisti, salutiamo e ringraziamo, è stato coinvolto, io rispetto il ciclista, iniziativa dei famosi cartelli ideati da Marco Caborso, che ha trovato in Maurizio Pontes e Paola Gianotti non dico gregari, però hanno formato un terzetto che per fortuna di tutti i ciclisti sta prendendo piede la loro iniziativa in tutto il territorio, tanto che questi cartelli vengono piazzati, anche noi di cicliste, grazie alla nostra Barbara Lelitti, e poi ne parleremo, abbiamo piazzato un cartello a Castiglione della Pescaia, sempre cartelli di "Io rispetto il ciclista", quindi noi ringraziamo, io ringrazio Marco Caborza a nome di tutte il nostro team per averci patrocinato, per averci fatto mettere il suo logo sulla maglia, perché si porta in giro più messaggi importanti. Ho lasciato per ultimo, ma la silhouette di Giovanni si vede con quel ciuffo ritto che purtroppo non c'è più. Giustizia per Giovanni Iannelli, sicurezza per tutti. Il papà Carlo, perché secondo me è il papà di tutti noi, sta facendo
una lotta contro i mulini a vento, però non si arrende, fa bene. Io e chi come me gli sta dando, a livello morale, gli stiamo dando il nostro supporto perché crediamo che la morte di Giovanni meriti un processo. Il processo non restituisce in vita Giovanni, però rende giustizia a tutte quelle persone che hanno mentito, a tutte quelle persone che non si sono scusate per non aver ottemperato alle norme, a tutte quelle persone che hanno detto a quella persona e a chi l'ha scritto poi sul giornale, riportato sul giornale, tanto il papà ha altri figli, tanto la fidanzata troverà un altro fidanzato, e questo non si può leggere, non si può sentire, cioè ci vuole giustizia per quella giudice che è scesa e dalla parte opposta dove Giovanni è caduto ha garantito che il ragazzo ha fatto una traiettoria spericolata, quando invece si vede che c'è stata una sbandata che l'ha involontariamente. Guardi bene, nelle volate succedono purtroppo queste cose. L'ha scaraventato poi addosso a una colonna incustodita e lì ci è rimasto. Quindi tutte queste persone magari potevano scusarsi, potevano andare al funerale, potevano portare un fiore sulla tomba, potevano partecipare in qualche maniera. È tutto, non è che sarebbe finito lì, perché lì c'è finita solo la vita di un ragazzo di 22 anni, ma per la famiglia. Io sono andato a conoscere per consegnargli la maglia alla sorella Vittoria, una ragazza provata, e non dico altro, insomma, ecco. Questo comportamento passivo, questo sistema di ignorare un fatto con la speranza che tanto prima o poi non se ne parlerà più, ve lo dovete scordare, perché almeno io, finché ci sono, gli darò il mio massimo apporto. Questa maglia è stata realizzata a fine estate 2021, non abbiamo avuto tempo di poterla indossare, con Antonio Cortese, con tutte le ragazze. Stiamo preparando una grande manifestazione per il 2022. Non ci arrendiamo. Chiediamo giustizia per Giovanni, quindi mettetevi l'anima in pace, chi è colpevole è colpevole, chi non lo è non lo è. Disputiamo questo processo, perché questo processo sa da fare. Non c'è verso, non si può. Io ho contattato giornalisti personalmente, trasmissioni, neanche una risposta, colleghi, non colleghi. C'è un'omertà paurosa, bisogna fare questo processo perché è giusto vedere e capire se per colpa di qualche responsabile oppure no, un ragazzo di 22 anni poteva essere salvato con una pressa di fieno, di paglia, con una transenna in più. Poteva essere sempre qui fra noi. Quindi giustizia per Giovanni, sicurezza per tutti, non solo a parole, non solo a propagande, ma ci vogliono i fatti. E la giustizia dovrebbe permettere di essere perseguita da qualsiasi cittadino, e non si capisce, certo che si capisce perché, però bisogna fare questo processo, perché non si può lasciare Carlo Iannelli, io l'abbraccio, nella sua missione di tenere alta l'attenzione per chiedere giustizia per il figlio.
passiamo al colore blu azzurro, azzurro della nostra nazionale, completino azzurro, full azzurro nazionale, creato per gli ex ciclisti, per la nostra associazione ex ciclisti. Vediamo intanto se qui tutto funziona, ma sta, diciamo, andando meglio del previsto. Per gli ex ciclisti, la nostra associazione che abbiamo fatto, abbiamo fondato e che non sta avendo il successo che sperato, è un peccato perché è stata fondata con l'idea di raggruppare tutti gli ex ciclisti, tutti gli altri gruppi social, tutte le altre iniziative dedicate ai ciclisti, agli ex ciclisti, per raccogliere fondi da devolvere interamente alla realizzazione di gare ciclistiche giovanili. Noi crediamo che la promozione si faccia anche aumentando il numero delle gare, soprattutto a livello giovanile, perché se queste gare si portano nelle città, nelle grandi città, nelle grandi città toscane anche e d'Italia, in tutte le regioni, e si fanno queste esibizioni, queste, perché poi le gare è spettacolo, il ciclismo è spettacolo puro, cioè, e si portano tanti giovani a intraprendere la strada del ciclismo, che è una bella strada perché toglie dalla strada e dà ai giovani un'umiltà e una maturità particolare. Quindi mi piacerebbe, ma non demordo, sono un pochino desolato, ma non demordo dal fine della nostra associazione, che non vuole screditare nessun'altra, cioè questa è stata fatta solamente per un discorso del ciclismo promozionale. Quindi, anzi, le altre associazioni, entrando qui dentro, potrebbero proprio autofinanziarsi, insomma. Però anche su questo ci faremo una bella trasmissione. Io qui per ora volevo dire che la nostra associazione Promo Italia, composta dai soci, e quindi io parlo io, ma non, ovviamente essendo un'associazione non sono da solo, e ha dato vita a tutti questi progetti che sono gestiti dall'associazione Promo Italia, promitalia.org è il sito. E grazie a questa associazione, grazie a tanti ex ciclisti professionisti, ho avuto modo di aprire la mia scuola di ciclismo qui a Fucecchio. Purtroppo tra la pandemia e il tempo la sto rimandando al prossimo anno, però grazie a queste iniziative sto facendo anche questa esperienza. Ho organizzato anche il mio primo corso per istruttori, per formare istruttori di ciclismo con l'ASI, non con la Federciclismo, e questa è la maglia che è andata, come vedete, è stata accettata al Museo del Visallo, e quindi noi all'interno del museo siamo amici del Visallo, e quindi siamo accreditati all'interno del museo. E poi c'è da ringraziare due grandi amici, Nedo Pinori, ex avversario, amico da sempre, e Saner Agit, un fuoriclasse, diciamo, del ciclismo, perché un uomo con grande passione, grande cultura, ha degli ideali veramente originali,
e grazie a loro due che sono stato coinvolto nel gruppo Facebook Ex Ciclisti 70, 80, 90, cioè tutti gli anni, quindi ex ciclisti italiani in pratica, e non solo, e stiamo facendo con questo gruppo, grazie soprattutto a Sanel, una informazione, e anche grazie a tutti i 14.500 persone che sono entrate dentro e che aumentano di giorno in giorno e che con i loro contenuti accrescono l'informazione del gruppo. Sempre rimanendo sulle maglie, dulcis in fundus, ma non per l'idea sempre partorita con gli ex ciclisti professionisti, è quella di rispolverare le maglie, le vecchie maglie delle rappresentative di quando eravamo giovani. Quindi io ho realizzato la maglia della Toscana, la maglia dell'Emilia Romagna, ho fatto la maglia della Campania, ho fatto la maglia del Veneto, sono tutte lì, e l'idea era quella di, l'idea ambiziosa era quella di organizzare una cicloturistica, non una gara, una simulazione di una gara, visto le condizioni in cui versiamo tutti più o meno, e partecipare ognuno sotto colori della propria regione, e quindi magari simulare anche qualche grande gara, qualche Milano Busseto, qualche Monte Carlo Alassio, o la famosa Corsa a Martino. Talmente tante le gare in Italia che purtroppo sono un po' diminuite, però che stanno andando avanti negli anni, e che sarebbe un bel, credo una bella iniziativa anche di risalto mediatico, quella di ritrovarsi sotto i nostri colori e dare vita a una giornata indimenticabile. Quindi, per ritornare alle nostre guerriere, come le chiamo io, abbiamo una ventina, 30 testimonial, più o meno presenti settimanalmente. Come ho detto prima, come ho accennato in precedenza, ci sono, eccole qua, la lista. Diciamo che quest'anno è uscita alla grande, in fuga, tutte le settimane in fuga, la nostra Elisa Santinò, questa ragazza che ho scoperto a inizio stagione, girando su Instagram, dove sono tutte, e che ci ha portato questo, oltre 1.800.000 persone hanno visto le sue ultime 5-6 foto. Ma le altre non sono da meno, non sono da meno. C'è la nostra svizzerina, Sveva Guidari, che è una ragazza che fa le gare, è arrivata terza, una crono, scalata, insomma è una tenace che nel prossimo anno ne vedremo delle belle, quindi anche agonista, che ha sfiorato le 300.000 persone con una foto. E tutte le ragazze che amano sfidare le grandi montagne, le gare, cioè c'è stata la nostra Barbara Relitti, la responsabile del Grosseto Point Cicliste.eu con 145.000 persone, la genovese, la mamma volante, Tiziana Perini, con 125.000, la quasi avvocatessa lucchese Valentina Pierotti, con 118.000, con la sua foto fece anche, coinvolse una risposta anche al Re Leone Mario Cipollini, che salutiamo, la Francesca Meazzo, che nonostante l'università e i suoi studi, università e lavoro in contemporanea, sfiora sempre 100.000 persone ogni volta che manda una foto, ma
o che esce in bici nei momenti proprio di libertà, che sono veramente pochi, però senza mai dirgli niente, lei arriva precisa. E poi Giulia Fontanelli, la nostra decatleta giovane, che è molto brava anche a presentare, che purtroppo non ho qui con me stasera per svariati motivi, ma è una di noi. Siamo presenti su tutte le regioni, e con la Felicia Angeletti in Abruzzo, Montesilvano, Pescara. Quando si parla di questi posti si parla di ciclismo. Poi l'emiliana Alessia Bonfatti, ex ciclista, correva insieme alla Paternoste, se non ricordo male, nella vecchia Fontana. La nostra First Girl, che poi sta sparendo un attimino, perché è un po' la nostra Chiara Ferragni, un po' molto meglio secondo me, però molto più attrice, Francesca Daniel. Ancora giovanissima, lombarda di Pavia, e che mi sfugge però di mano ogni volta. Isabella Dalla Nora, friulana di Pordenone, grande atleta, che è uscita fuori dal Covid e l'ho vista in condizioni disastrose, sembrava uscita da un campo di concentramento, e che ha avuto la forza e il coraggio, aiutata dal marito, dalla famiglia, dal compagno, insomma, e da non riuscire a camminare, a rimontare in bicicletta e andare alle gare. Però adesso vedo che è impegnata a fare il birulino, una ragazza allergica dalle mille dalle, da, da infinite risorse. Ci sono le straniere, Eva Vencute, svedese, c'è la francesina Diane Vilarem, che ama lei, è innamorata del Mont Ventoux. Ci sono le spagnole, Nieves e Lorena, e poi ci sono tutte le altre ragazze italiane, già da Gambino, la siciliana, che l'ho conosciuta, che aveva 14 anni, ora è diventata donna, quindi ha anche tanti altri impegni, ma è sempre presente. La milanese doc Silvia Severi, che proprio ieri mi ha mandato la foto con la maglia a maniche lunghe in vita e il brusottino invernale, perché gli era preso il caldo in salita. E quindi qui Marta Anghileri, un'altra lombarda di Lecco, Benedetta Lini, che è un po' boxe, è umbra a boxe, ma la teniamo lì perché può fare molto bene. Un saluto a Francesca Cacauze, che è l'ex ciclista, una grande speranza, poi è impegnata fra il lavoro e l'attività di massaggiatrice nel ciclismo, quindi ha pochissimo tempo. Valeria Andriulo, dalla Puglia. Sono tante queste ragazze, non vorrei essermi dimenticato qualcuna, però sono veramente delle grandi, perché lo fanno tutte come d'altronde anch'io, con la passione e con la voglia. Ci tengo anche a dare anche qualche altro numero, perché a volte li do, quindi li voglio dare anche stasera. E per quello che riguarda i video, nella nostra classifica, nella nostra Cima Coppi, c'è il famoso video dedicato alle campionesse del mondo su pista junior del 2018. Ecco, grazie a questo video, che è il top per noi, abbiamo raggiunto proprio oggi 14.748.000 minuti di visualizzazioni. 14 milioni e 700 minuti è stato visualizzato questo video. E ci sono stati 16 milioni e 470.000 impressioni, 10 milioni e 573.000 persone raggiunte, 75.000 interazioni, 58.000 reazioni,
e 13.480 condivisioni. Al secondo posto, e questo diciamo è stato un campionissimo, è stato meglio dell'Airone, ora meglio no, però per noi, c'è il video di Camilla Alessio alla fine della cromo mondiale, quando fece la sua esternazione, confidenza in Mondovisione, che si sentiva troppo pressata, insomma, ecco, questo video che io ritagliai subito è stato visto per 55.000 minuti, 156.000 impressi, 102.000 persone raggiunte, e poi di seguito ci sono tutto il resto dei video che ci permettano, ci soddisfano, ecco, perché riusciamo a farli vedere a più gente possibile. Quindi siamo arrivati quasi in fondo. Allora, cosa mi ha permesso? Volevo anche lanciare questa, visto che siamo, fino ad ora abbiamo parlato dei progetti raggiunti fin nel 2021, con la creazione di queste maglie, eccetera. E non ho parlato della maglia nera creata da Barbara Relitti, dedicata alla violenza, basta la violenza sulle donne, perché abbiamo anche dato questa opportunità alle ragazze di crearsi le maglie al loro gusto e piacimento. Ecco, Barbara Relitti è la nostra grande colonna, perché anche se corre per un altro team, giustamente della sua zona, quindi rimane fedele a quello, però trova sempre il modo in tutte le gare di vestire, di fare le foto con i nostri completini, è veramente una donna eccezionale, e basta, perché insomma ci sarebbe da dire tante cose. E lei ha creato questo completo nero firmato Barbara Relitti. Anche la nostra Elisa Santinon ha creato e firmato un completo viola, questo farà la felicità di tutti i fiorentini, e questi due completi saranno lanciati a pieno titolo nel 2022. Quindi ci sarà anche altre maglie etiche, però sono stati, ecco, per chiudere il 2021, ci tenevo a ringraziare la Barbara Relitti e Elisa Santinò per aver ideato questi due nuovi completi. Sempre chiudendo il 2021, vengo a fare una dichiarazione, diciamo un'affermazione, ecco. Io, chi mi conosce nel calcio femminile, sono sempre stato contrario ai procuratori. E tuttora nel calcio femminile sono contrario ai procuratori. Nel ciclismo il discorso è un pochino diverso, però non è un'attività che mi ha appassionato più di tanto. Ecco, io ho avuto il piacere da sempre di conoscere la famiglia Mori. Quando si parla di Mori, qui a Pontè, qui in Toscana, trovo anche, si parla di una famiglia che è stato pane e ciclismo tuttora. Primo Mori, ex gregario di Felice Gimondi, vincitore della famosa gara a Gappe, una persona appassionatissimo, sempre molto contenuto, tranquillo, sempre pronto a dare un buon consiglio. Io l'ho avuto come allenatore, adesso credo che sia a cavallo dell'80, però scalpita sempre alle gare, e credo che l'anno prossimo lo rivedremo l'ammiraglia. Insieme alla moglie Mariella hanno dato vita a due figli, ciclisti tutti e due, Massimiliano Mori, quello più grande, e Emanuele Mori, quello più giovane.
Emanuele Mori fino a 2 anni fa è stato un ottimo professionista e quest'anno, l'anno scorso anno, è direttore sportivo alla UAE con ottimi risultati, se ne dice un gran bene, anche lui è una persona che hanno preso entrambi le caratteristiche dei genitori e dei nonni, e quindi per chi li conosce non dico niente di nuovo. Massimiliano Mori, ottimo anche lui la sua carriera nei professionisti, magari come risultati ha raccolto un po' meno di quello che si pensava, però una volta cessata l'attività con una grande esperienza, quindi una famiglia di ciclisti apprezzati e conosciuti in tutto il mondo, da quando esiste il ciclismo. E sono stato io, nonostante il mio scetticismo nei procuratori, diversi mesi fa a una scena a dire a Massimiliano: buttati anche nel ciclismo femminile, buttati nel ciclismo femminile. Lui è con il suo socio, per motivi, insomma, perché il socio fa anche calcio professionistico, quindi erano un pochino titubanti. Alla fine si sono decisi. Massimiliano mi ha contattato e cosa ne pensi di questa ciclista, cosa ne pensi di quell'altra, perché non... E quindi ho deciso di entrare in collaborazione per quello che riguarda il talent scout, la persona che segue il ciclismo minore, che segue tutto il ciclismo femminile. Però mentre a livelli elite la maggior parte delle ragazze hanno già il loro procuratore e i risultati si vedono, perché poi in questo caso si vedono, e io preferisco occuparmi più delle giovani, perché ho modo di averle conosciute, di conoscerle, e quindi farò questa mansione di fare i nomi delle cicliste che secondo me sono le promettenti, le più promettenti in ottica futura. Quindi perché ho accettato questa cosa? Perché so benissimo che consigliare a una ragazza di iniziare una collaborazione con Massimiliano Mori significa mettersi, avere una persona competente, seria e professionale al 100%, che non fa il lavoro per la speculazione della provvigione, ma perché c'ha passione e perché ama seguire i suoi ciclisti. Io Massimiliano lo trovo in Toscana alle gare maschili, segue tutte le gare, vede, li guarda, e questo avrà intenzione di farlo anche con le cicliste, magari anche insieme a me, spero, perché quindi è una persona che secondo me è affidabilissima. Ecco che esco allo scoperto, perché mi sembra una cosa giusta. Io non sono un procuratore, non ho i titoli del procuratore, però posso benissimo consigliare, ecco, a Massimiliano quelle che secondo me sono le cicliste che possano avere delle prospettive quando cresceranno e quando saranno pronte per avere l'apporto e l'appoggio anche di un procuratore affermato come Massimiliano Mori. Detto questo, quindi vedremo anche in questo caso se riuscirò a fare qualcosa di buono. E adesso passo, per finire questa lunga chiacchierata lamentana, per finire con quelle che sono i nostri progetti per il 2022, perché se Dio vorrà, l'anno prossimo di questi tempi
tireremo le somme e vedremo se gli obiettivi che ci siamo prefissati saranno raggiunti oppure no. Sono obiettivi ambiziosi. Chi mi conosce sa che io mi piace camminare sulla terra solida, soprattutto a quest'età, e quindi ci tengo innanzitutto a dire che anche per una richiesta ritorneremo a fare l'affiliazione alla Federazione Ciclistica Italiana, perché noi abbiamo questo grande rapporto con l'ASI Nazionale, che è un ente di promozione sportiva, come ce ne sono tanti altri che fanno questo lavoro di promozione, perché per ritornare un po' alle origini, noi Cicliste.eu è nata come team per dare una possibilità in più alle cicliste senza squadra di fare attività. Quindi se anche per una sola ciclista che mi chiederà di tesserarla alla federazione, noi rifaremo questa, abbiamo deliberato di rifare l'affiliazione, di rispolverare la riaffiliazione alla federazione e supportare una o più ragazze che avranno voglia di continuare a mettersi in gioco nella prossima stagione e che purtroppo magari hanno avuto dei problemi per mancanza di risultati, eccetera. Hanno a disposizione, noi abbiamo una grande DS che è Leonilda, che è una DS di terzo livello, che ha già avuto una bella esperienza con Giuseppe Lanzoni nel ciclismo elite, e Leonilda Petrone, e lei insomma diciamo è il nostro tecnico, ma ci sono anche altri ex ciclisti professionisti che sono pronti a mettere la nostra esperienza a disposizione delle giovani. Quindi questo è diciamo il primo annuncio. Il secondo è quello di, questo è anche proprio per finire di ringraziare tutte le nostre ragazze, nel 2022 come minimo puntiamo a organizzare una cicloturistica per coinvolgere, quindi convocare tutte le nostre cicliste.eu, ancora da decidere il luogo, per dare vita a una cicloturistica per promuovere il territorio e indossando una o più maglie con i nostri valori. Quindi quello lo decideremo poi tutte insieme con le nostre ragazze, e è tanto che ci penso. Adesso ci sono le possibilità di realizzare questa bella cicloturistica insieme e di riunire tutte le ragazze. Ho avuto anche una bella interessante proposta dalla Croazia per portare le nostre ragazze, tutte le nostre ragazze al Giro della Croazia, che sarà da rispolverare, e anche qui ci stiamo già lavorando, però su questo, non essendo solo di mia competenza, lo mettiamo in forza. Ecco, la cicloturistica è un obiettivo da raggiungere. Se non lo raggiungeremo, sono pronto a scontare la punizione che mi verrà inflitta. E c'è un progettone, però su questo non posso dire niente, però che riguarda proprio il team di ciclismo femminile agonistico iscritto alla federazione. Quindi su questo rimandiamo alla fine di gennaio. È un bel progetto, e comunque oltre a nuovi valori sociali ci saranno queste iniziative a cui parteciperà anche, spero, il nostro Antonio Cortese, che comunque lui continuerà anche con le sue imprese personali, ma
La grande novità saranno queste cicloturistiche, come minimo una. Le nostre ragazze, questo ancora non lo sanno, esordiranno sulla famosa piattaforma NTF, non fungibile token. È una novità per chi segue il virtuale, è una grande novità, quindi anche su questo stiamo preparando delle foto, usciranno anche le sagome stampate a altezza naturale di tutte le nostre cicliste a mano che andranno a farci le foto presso i fotografi in studio, e quindi a altezza naturale vedremo la nostra Elisa Santinò con i suoi 1,74-75 m, se non erro, tutte le altre, Valentina Carta, e la nostra Vicentina, titolare di una pizzeria che vi invito a visitare per assaggiare le sue delizie. Le stamperemo su cartone le sagome per inviarle a dei punti e promuovere le nostre attività, i nostri sponsor, il nostro sponsor, i nostri valori. E anche questo è un progettino che ci tengo, ecco, però in modo particolare ci tengo a questa famosa cicloturistica. Anche la Regione Marche ci ha invitato a fare una cicloturistica con la maglia rosa, no basta violenza sulle donne, però questa sarà organizzata proprio da noi. Quindi a questo punto, dopo un'ora e mezzo, non ce la faccio più. Io vi ringrazio di essere, per le persone che sono state qui con me, per quelle che sono intervenute. Si sta per chiudere il 2021, non diciamo niente, aspettiamo il 2022 con ottimismo e con la solita voglia di dare il massimo. Una buonanotte a tutti.